Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. È stato un weekend intenso di piogge anche per il comune capoluogo. Nella giornata di ieri, nella tarda serata, uno smottamento franoso ha reso necessario chiudere via Demetro Moscato. Questa mattina, però, grazie a un urgente intervento di messa in sicurezza, la circolazione stradale sull'importante arteria di collegamento alla tangenziale è tornata alla normalità. È stata ripristinata già dalle prime ore di questa mattina la circolazione stradale in via Demetrio Moscato, dove nella tarda serata di ieri uno smottamento aveva causato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata e reso necessaria la chiusura della strada, che è situata nell'area della zona del Carmine, un'arteria di collegamento importante alla tangenziale di Salerno. Proprio l'importanza strategica della strada aveva destato grande preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale di Salerno, tanto da spingere già nella tarda serata di ieri il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio a recarsi sul posto per verificare di persona la gravità dello smottamento franoso e predisporre con urgenza un intervento di messa in sicurezza. L'area è stata dunque monitorata e transennata, tutti i massi che avevano invaso la carreggiata sono stati rimossi e tutta la zona interessata dal movimento franoso è stata recintata. Il sindaco questa mattina si è nuovamente recato sul posto alle 8:30 in via Demetrio Moscato per accertarsi del completamento dell'intervento di messa in sicurezza dell'area e ripristinare la circolazione stradale che, come dicevamo, dalle prime ore è tornata alla normalità. Intanto, a proposito di strade, di condizioni meteorologiche, la provincia di Salerno fa sapere che compatibilmente con le condizioni meteo proseguono le attività sulla fondovalle del Calore Salernitano, una infrastruttura strategica per il territorio, la definisce in una nota il presidente Michele Strianese, di collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele, una strada che valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale dei comuni dell'area cilentana. La provincia fa sapere che sono in corso le realizzazioni di una serie di opere finanziate dalla Regione Campania, che ha messo a disposizione fondi per la manutenzione e la messa in sicurezza dell'intera rete viaria della provincia di Salerno. Intanto, in data odierna, sono proseguiti e quasi completati anche i lavori, lo fa sapere sempre la provincia, di pavimentazione stradale nel comune di Castelnuovo di Conza. Il maltempo purtroppo è stato protagonista anche di un brutto episodio di cronaca. A Battipaglia, sul campo di calcio, due ragazzi sono stati feriti da un fulmine. Un fulmine si abbatte sullo stadio Luigi Pastena con tre calciatori under 16 in procinto di riprendere il secondo tempo della partita tra SD Battipaglia Calcio e Pasquale Foggia Academy a finire per terra. L'intervento tempestivo e salvavita di genitori e staff tecnico ha permesso di poter soccorrere nel migliore modo possibile soprattutto due ragazzini, Nazareno e Nicola, condotti dagli stessi familiari in una corsa disperata al vicino ospedale Santa Maria della Speranza, con le condizioni che fortunatamente non hanno destato, col passare delle ore, preoccupazioni, tanto che i due quindicenni sono stati poi dimessi nel tardo pomeriggio dal nosocomio battipagliese. Sono stati però momenti drammatici quelli vissuti ieri mattina nell'impianto sportivo di Battipaglia, con tanta paura e panico per chi ha assistito alla scena. La stessa società ospitante, la SD Battipaglia Calcio, ha poi tranquillizzato tutti con il match valevole per il campionato regionale, ovviamente sospeso e rimandato a data da destinarsi. E nei prossimi giorni, comunque, Nazareno e Nicola potranno tornare a giocare liberamente con i propri compagni. Ancora cronaca, Milano, Parma e Salerno sono le città nelle quali è stata smascherata una truffa aggravata ai danni di persone anziane. Cinque sono quelle finite in manette nell'operazione condotta dal Comando Provinciale di Milano, ma che, come dicevamo, ha interessato anche la provincia di Salerno. In modo particolare, tre delle cinque persone arrestate sono state individuate come gli autori di una truffa effettuata nel 2015 ai danni di un'anziana, oggi 85enne. Un telefonista finse di essere il nipote. La convinse a dare denaro ad altre due persone che poi si presentarono a casa della donna.
Parliamo ora dell'iniziativa che è stata realizzata questa mattina in Prefettura a Salerno, che è tra le prime in Italia a dare operatività ad un progetto che consente di realizzare una task force, un gruppo strategico in aiuto ai comuni che vogliono intercettare fondi comunitari. A margine dell'incontro con la stampa, il prefetto si è anche detto soddisfatto del piano sicurezza che è stato messo in piedi per il primo weekend di Lucida Artista. Aiutare i comuni, soprattutto quelli in difficoltà, per accedere ai fondi europei è l'obiettivo del progetto cofinanziato dall'Unione Europea per l'attivazione di un gruppo di lavoro specialistico di supporto agli enti locali, che servirà ad aiutarli nell'individuare programmi e progetti per l'accesso ai fondi comunitari. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina in Prefettura a Salerno, che è la prima ad attivarsi nel Sud Italia e tra le prime in tutta la nazione, a dare via alla fase operativa del progetto, che vede i responsabili di un ente che formerà i componenti del gruppo di lavoro e di rappresentanti della prefettura a supporto in modo particolare dei comuni in difficoltà. L'attenzione è posta in modo particolare sulla necessità di intercettare fondi relativi alla legalità. Presso questo progetto si crea una rete per cui i nostri funzionari, insieme ad una società che è stata praticamente selezionata attraverso un bando di gara che si chiama Contesti, praticamente daranno il supporto ai comuni per poi presentare i progetti per attingere ai fondi europei. La scelta dei comuni è stata fatta sulla base di alcune indicazioni che avevano dato il Ministero, cioè soprattutto quelli un pochettino più deboli, quelli commissariati, quelli in dissesto e i comuni più piccoli. Poi noi abbiamo fatto una scelta anche, diciamo, come dire, di ambito, una scelta di territorio, in cui abbiamo individuato altri comuni e con la possibilità anche di andare i nostri funzionari insieme agli esperti della società presso i comuni, in modo da fare anche una rete con gli altri comuni del comprensorio, in modo che possano avere insieme la possibilità di poter poi partecipare ai bandi. L'aiuto c'è anche nella fase progettuale, insomma, ecco, vedremo adesso, è chiaro, lo stiamo presentando oggi, poi partirà il lavoro e vedremo, insomma, di ottenere dei risultati positivi a favore dei nostri comuni. A margine dell'incontro il prefetto di Salerno ha anche commentato con parole positive il piano sicurezza predisposto per il primo weekend di Lucida Artista. Guardate, io sono andato sabato sera, ho girato per la città, ieri era un po' più difficile che piovevo, e ho visto veramente tantissimi presidi delle forze di polizia. Questo è frutto evidentemente di un lavoro che abbiamo sviluppato insieme con il comune e con le forze di polizia, molto attento. È stata fatta una verifica precisa di tutti quelli che sono i passaggi, ma c'è, come voi sapete, una sala operativa, diciamo, continuativa presso la questura, ma ci sono previsti anche dei debriefing da fare presso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche se, ripeto, c'è l'attenzione massima perché è una manifestazione che richiama tantissime persone. Però seguiamo la cosa con grande attenzione, questo ci dà sicurezza. Intanto, proprio a conferma di quanto dichiarato dal prefetto, una nota dei carabinieri fa sapere che proprio grazie ai controlli e ai presidi di forze dell'ordine che erano stati predisposti è stato possibile individuare con tempestività una donna di 44 anni senza fissa dimora e con precedenti specifici, che aveva appena effettuato un borseggio a bordo della linea di Bus Italia numero 12 tra Mercatello e Carmine. La donna è stata trovata in pochissimi minuti, arrestata, ancora in possesso del portafogli sottratto poco prima. A proposito di Lucida Artista, c'è un'altra novità che è stata comunicata, c'è l'app nella quale si può appunto ascoltare un racconto, e una nota del Comune di Salerno fa sapere che è udibile e può essere guardata anche da persone con disabilità, sia sordomute che non vedenti, ovviamente con specifiche caratteristiche a secondo delle difficoltà. Parliamo adesso ancora di cronaca. A Buccino ci sarebbe una matrice dolosa dietro l'incendio di un bar. È di natura dolosa l'incendio che questa notte intorno alle 3:30 è stato appiccato all'ingresso del bar Oleiros di Buccino, sito nella via omonima in pieno centro, con l'esercizio commerciale che ha subito seri danni. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l'intera area e lo stabile sotto il quale si trova il bar, che è di proprietà di un noto imprenditore del posto. Sull'episodio sono state immediatamente
stati avviate le indagini che vigono nel massimo riservo da parte dei carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Eboli agli ordini del capitano Luca Geminale. Ogni pista viene vagliata dagli inquirenti per l'incendio che ha distrutto alcuni elementi esterni della struttura, oltre alla sala cinesca, e con il perimetro recintato dalle forze dell'ordine con macchie di fumo nero che hanno interessato anche il balcone del primo piano del condominio della centrale Via di Buccino. Ancora cronaca, parliamo di un'operazione messa a segno dal nucleo antisofisticazione dei carabinieri che a Nocera Superiore hanno effettuato dei controlli in un'industria conserviera, a conclusione dei quali si è proceduto al sequestro di circa 15 tonnellate di prodotti conservieri che sono risultati all'esito dei controlli dei carabinieri privi delle indicazioni utili sulla tracciabilità. Inoltre, nel corso dell'ispezione è stata anche accertata la irregolare posizione lavorativa di un operaio italiano sprovvisto di copertura assicurativa e non censito presso il centro per l'impiego. Cambiamo argomento, parliamo di oro che è al centro di una mostra sulla valorizzazione dell'arte orafa e che è stata inaugurata sabato ad Eboli presso il Museo Archeologico della cittadina della Piana del Sele. I dettagli nel servizio. Ci sono anche gli ori di Pompei esposti all'interno del Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele, che da sabato e fino al 15 dicembre ospita la mostra di valorizzazione dell'arte orafa che rappresenta il momento conclusivo del progetto L'Oro si è fermato a Eboli. Ospite d'onore dell'inaugurazione che si è tenuta sabato è stato Tristan Le Cardinal, orafo francese diplomato nelle più importanti scuole di gioielleria ed attualmente al lavoro presso il laboratorio di alta gioielleria di Cartier. È importante per l'apertura sul mondo, sulle diverse tecnologie, perché la gioielleria è parfois un mondo assez fermé. La gioielleria è un mondo abbastanza chiuso, où on a l'habitude de voir ce que on doit faire, mais où on ne va pas trop voir un peu ailleurs qu'est-ce qu'il fait. Abbiamo l'abitudine di vedere quello che dobbiamo fare, però non alziamo lo sguardo a vedere altre parti di quello che si può fare. Più di 30 le opere esposte, realizzate da artigiani orafi e designer, in un viaggio temporale che, partendo dal passato, custodito nelle testimonianze archeologiche, attraversa il presente nell'incrocio tra arte e artigianato e si conclude in una staffetta creativa affidata alle generazioni future e agli studenti di 3 licei artistici che si sono cimentati nella realizzazione di gioielli. Sindaco, si apre ufficialmente il programma delle iniziative che Eboli mette in piedi per questo Natale. Sì, si apre con un grande evento, un evento direi storico per la comunità ebolitana, perché rappresenta un grande valore aggiunto, a dire il vero, per tutto il Mezzogiorno d'Italia. Inauguriamo la mostra degli ori con 20 orafi della regione Campania, con i gioielli di Pompei del Museo del Man, che credo che rappresenta il grande valore aggiunto, con sotto la direzione artistica del nostro maestro orafo di Eboli, Rosmondo Giarletta, grazie ad Andrea Prete, alla collaborazione con il CNA, a Lucio Ronca, grazie alla Giovanna Scarano del museo. Abbiamo messo in campo davvero qualcosa di incredibile. Siamo onorati e orgogliosi di aver insistito e dell'avere qui a questo momento storico, che rappresenta anche un viatico di promozione culturale e turistica, e rientriamo appunto nella prima iniziativa del nostro Natale ebolitano, che devo dire con orgoglio rappresenta un'eccellenza della provincia di Salerno. Diamo voce ad un altro sindaco, quello di Cava dei Tirreni, Vincenzo Cervalli, che è intervenuto con una nota sull'ospedale Santa Maria dell'Olmo, l'ospedale del suo comune, nel quale si registra carenza di personale che mette in crisi e in discussione le prestazioni che vengono fornite dal nostro presidio sanitario. Si legge nella nota di Cervalli, che dice di aver avuto modo di interloquire con il direttore generale Vincenzo D'Amato, che ha garantito il massimo interessamento e l'adozione di pronte soluzioni per far fronte a questa necessità. Restiamo a Cava dei Tirreni, dove intanto continua il lavoro degli ispettori ambientali.
A Cava dei Tirreni continua la lotta agli incivili che, senza curarsi delle regole, sversano rifiuti fuori dal calendario di conferimento o in posti lontani da occhi indiscreti. Tra i portabandiera di questa battaglia per la tutela del decoro e dell'igiene urbana c'è il nucleo degli ispettori ambientali coordinati da Livio Trapanese. I volontari nel pomeriggio di sabato 16 novembre hanno sanzionato ben 3 trasgressori con un'ammenda di 100 euro ciascuno. Entrando nel dettaglio, dopo ritirati appostamenti, è stato individuato e verbalizzato in località Licuri uno sversatore seriale di materiale pericoloso ed inerti, che in precedenza si era già reso protagonista di abbandono di rifiuti in località Sant'Antuono e in via Pasquale Siani della frazione Sant'Arcangelo. L'uomo che ha ricevuto un verbale e un ammonimento scritto ha dovuto ricaricare quanto sversato per conferire il materiale alla ditta specializzata. Successivamente in via Giuseppe Verdi, alle spalle dell'ex Cinema Capitol, gli ispettori ambientali hanno sanzionato un esercente a seguito di una verifica di un sacco di plastica che conteneva, oltre ad avanzi alimentari, plastica e carta, diversi scontrini di pagamento a mezzo POS. Un terzo verbale è stato elevato in via Filangieri per conferimento di frazione organica umida. Nel corso dell'attività, inoltre, gli operatori hanno ammonito 3 soggetti in via Idolongo, evitando che conferissero rifiuti organici in giorno non consentito. E allora, tornati in studio, apriamo una finestra sul mondo dell'economia per parlare dell'apertura al Bivio di Santa Cecilia, avvenuto ieri, dello sportello della BCC Buccino Comuni Cilentani, in uno snodo strategico, quello tra i confini, tra Battipaglia e Eboli, in un punto importante anche dal punto di vista imprenditoriale della Piana del Sele. Una nuova apertura per la BCC Buccino Comuni Cilentani in Viale Eburum a sostegno della comunità locale in un luogo che anche fisicamente è crocevia di molteplici interessi. Raccordo tra Eboli e Battipaglia, i maggiori centri di interesse economico dell'area del Sele, dove industria, servizi e comparto agricolo sono dinamicamente presenti. Una banca di prossimità che integra il sistema digitale con il canale tradizionale dell'accoglienza e dello sportello dedicato al cliente. Grandi benefici ai consumatori con un'offerta mirata e su misura di semplici prodotti bancari e di servizi di pagamento. La nuova filiale dell'Istituto di Credito Cooperativo è stata inaugurata ieri mattina. La presenza dei vertici della BCC Buccino Comuni Cilentani, del presidente Lucio Alfieri e del direttore generale Salvatore Angione. Noi abbiamo la necessità di rivedere un poco il nostro modello di business, che non significa però abbandonare le piccole comunità, significa essere equilibrati tra due esigenze: quelle di essere una buona banca dal punto di vista tecnico, e sicuramente veniamo in una piazza importante. Noi vogliamo qua soprattutto guardare al mondo dell'agricoltura, dell'allevamento, delle piccole e medie imprese, è sicuramente un tessuto molto importante, e quindi noi veniamo a Debole, a Santa Cecilia, con grande interesse. Allo stesso modo però senza tralasciare quelli che sono i rapporti umani delle piccole comunità, quindi cercheremo di essere equilibrati. I numeri sono sicuramente positivi, è una banca che quest'anno esprimerà un risultato di esercizio importante, però non è solo l'utile quello che conta. Conta avere la solidità patrimoniale, quella è elevatissima, perché noi siamo abbondantemente sopra il 25% di CET, quindi ci sono sicuramente degli elementi che danno fiducia a questo istituto. Oggi vogliamo però essere ancora di più parte integrante del territorio delle nostre comunità, perché abbiamo l'ambizione di poter partecipare a dei tavoli un po' sinergici con le comunità per dare la possibilità ai nostri paesi di fare quello scatto che meritano. Vicini di banca, lo slogan scelto per rafforzare l'identità cooperativa della BCC, che si affaccia su una nuova realtà importante per fatturato e qualità delle aziende produttive cuore della Piana del Sele. Una nuova sfida per la BCC Buccino Comuni Cilentani, che scommette ed investe in un momento storico per il comparto agroalimentare, che per buona parte sostiene l'area. Modelli di sviluppo innovativi stanno modificando la tradizionale filiera ortofrutticola. I giovani scommettono sul proprio territorio e hanno voglia di vedere al loro fianco una banca che abbia i requisiti per accompagnare questa rinascita imprenditoriale. Vicini di banca è anche un sentimento collettivo, voglia di proporsi alle famiglie e ai giovani per le piccole necessità quotidiane, per un progetto di vita insieme, per dare certezza a quanti cercano soluzioni rapide ed efficienti.
Questo è un obiettivo fondamentale perché in un'epoca dove il sistema bancario tende alle chiusure delle filiali e quindi ad interpretare un concetto di prossimità non fisico ma digitale, per noi banche di comunità la filiale rappresenta sempre un'opzione strategica molto importante. È ovvio che anche noi in un contesto in continua evoluzione dobbiamo ripensare il modello di filiale. Anche noi abbiamo come obiettivo quello di far vivere un'esperienza omnicanale alla nostra clientela, ma questo vale per gli aspetti transazionali, mentre la filiale d'ora in avanti l'interpretazione che noi diamo è quella di sostenere i nostri clienti sotto il profilo consulenziale. Oggi è molto importante perché anche l'accesso al credito, le barriere che i regolatori europei stanno mettendo per l'accesso al credito, soprattutto delle piccole e medie imprese, sono molto importanti e il nostro ruolo sarà quello di anche di formare e informare i nostri clienti e soci del come poter accedere alle fonti di finanziamento necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. La BCC Buccino Comuni Cilentani di Eboli, Banca 4.0, offre servizi all'avanguardia, propone soluzioni innovative, ma rimane nel cuore della gente la banca di prossimità e nel caso di Eboli la filiale di cui fa riferimento per i propri desideri e le aspettative. Non ci fermeremo qua, è un passo per dare sempre più servizi sul territorio, un passo di espansione. Anche visto tutte le nuove norme, abbiamo perso un po' di tempo a focalizzare un po' la situazione, ma stiamo avviando un percorso di espansione sul territorio per la nostra clientela e per acquisire altra clientela nuova. Bene, ora come sempre spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film Vivere di Francesca Archibugi con Michela Ramazzotti, Massimo Ghini ed Enrico Montesano. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, ora ci sono le previsioni del tempo e poi subito dopo spazio alla nostra informazione sportiva. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria e un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Grande concorso Todis! Dall'11 novembre all'8 dicembre, ogni 20 euro di spesa ricevi alle casse un biglietto Gratta e Vinci e puoi vincere subito buoni sconto da 5 a 20 euro. Inoltre, partecipi alla maxi estrazione finale di grandi premi, puoi vincere una Smart. E come sempre da Todis, prezzo basso tutto l'anno. Spezzatino, prosciutto, costine e costolette di suino, 4,49 euro al chilo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi.
Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Bene, allora spazio alla nostra informazione sportiva. Come sempre in apertura ci occupiamo della Salernitana, volgono al termine gli impegni delle nazionali e dunque anche la squadra granata si prepara a riprendere il campionato. Per la Salernitana si ricomincia dal Menti, dove alle 15 è in programma il derby con la Juve Stabia. Sabato Ventura è in ansia per Caro, che sabato scorso ha esordito con Cipro ma ha riportato un infortunio alla schiena. Dopo la domenica di riposo si riprende pensando al derby di sabato pomeriggio al Menti. La Salernitana tornerà a Castellammare di Stabia a distanza di 4 anni dall'ultima volta, quando perse per 1-0 nel campionato di Serie C, che sarebbe finito con la promozione dei granata di Menichini. Per la partita di sabato Giampiero Ventura spera di non dover far fronte all'ennesimo infortunio nel reparto arretrato. Caro, infatti, ha esordito dal primo minuto con la nazionale di Cipro in occasione del match di sabato scorso con la Scozia, ma è stato costretto ad uscire prima dell'intervallo per un problema alla schiena, la cui entità sarà valutata al rientro del calciatore in Italia. Si spera che non sia nulla di grave, perché in difesa Ventura è a corto di soluzioni proprio nella zona destra, visto che Mantovani è fermo da mesi ed Ertò è ancora in ritardo di condizione. In una situazione di emergenza, nel derby col Benevento, il trainer ligure inserì Calombo al posto di Caro nel finale di partita, ma l'ex Gubbio non è certo un difensore puro. In rosa c'è Pinto, che ha debuttato contro l'Entella, destando una buona impressione, ma il difensore della Fiorentina è tutto sinistro e dovrebbe adattarsi dall'altra parte. Stesso discorso per Jarocischi. Il ritorno in gruppo di Billong potrebbe indurre Ventura a schierare l'ex Foggia al centro della riguardia, ridottando sulla destra l'ex Migliorini, ma si tratterebbe comunque di una soluzione limite, sia perché il difensore francese non gioca da mesi, sia perché Migliorini non gradisce la posizione più decentrata. In qualche modo si farà, anche se la speranza di Ventura è quella di avere regolarmente a disposizione Caro. Da mercoledì si aggregherà al gruppo Jallov, reduce dall'impegno col Gambia e pronto a giocare dal primo minuto al Menti. In attacco Ventura potrebbe rilanciare Giannetti dall'inizio, ma restano stabili le azioni di Gondo. Spera di tornare quantomeno tra i convocati Cerci, che ha messo minuti nelle gambe avendo potuto giocare due amichevoli ravvicinate contro Agropoli e contro la formazione Primavera. A proposito dell'ex Toro, ci si chiede perché in tutti questi mesi non si sia mai riuscito ad organizzare qualche test infrasettimanale un po' più probante per dargli modo di trovare il ritmo partita. Cicerelli e Firenze, oltre a Maestro, reduce dall'esordio lampo nell'Under Azzurra, amplieranno il ventaglio di scelte in mediana, dove resta Otto Cicek. La gara del Menti sarà un altro esame per la Salernitana, che deve invertire la rotta in trasferta e trovare continuità di rendimento per chiudere bene il giorno di andata, in attesa dei rinforzi di spessore che dovranno arrivare se davvero si vorrà tenere fede alle promesse dei mesi scorsi. Ed ora il basket. La Givova Scafati si è sbloccata anche in trasferta. La squadra di coach Perdichizzi ha accolto sabato scorso contro l'Eurobasket Roma il primo successo esterno della stagione, confermando di essere sulla strada giusta. Vediamo. È una vittoria importante, uno perché dà continuità un po' al lavoro fatto e ai miglioramenti che avevamo avuto. Ora da un paio di giorni ci alleniamo a completo e quindi tante cose le stiamo sistemando, ma soprattutto vedo negli occhi dei ragazzi la fiducia in quello che fanno, senza tante pressioni, giocano liberi mentalmente e il risultato non può che essere positivo. Abbiamo giocato una partita che praticamente abbiamo condotto dall'inizio alla fine, tranne forse per qualche minuto, però poi sempre condotta, giocando con continuità e facendo le cose che gli si chiedeva di fare. Non abbiamo concesso più a Eurobasket nel terzo e quarto quarto le penetrazioni di Fanti, che ci avevano fatto male, i tiri aperti di Fattori. Abbiamo difeso meglio su queste situazioni e in generale abbiamo creato quel break che poi abbiamo gestito da 10, 12 punti, 8 punti che abbiamo mantenuto fino alla fine. Abbiamo giocato di squadra, abbiamo utilizzato praticamente 9 giocatori e questo è un segnale importante, perché la profondità di panchina ci permette di arrivare poi nei finali con una buona lucidità, soprattutto nei giocatori cardini della squadra.
Sorride in Serie B la Virtus Arechi Salerno, che si conferma rullo compressore tra le mura amiche. I ragazzi di coach Benedetto non hanno avuto grossi problemi per sbarazzarsi della Luis Roma, regalando un altro successo ai propri sostenitori e confermandosi in testa alla classifica. Sì, questo deve essere il nostro fortino. Il pubblico ci spinge a fare sempre meglio e in settimana ci siamo allenati bene, quindi abbiamo solo messo in campo quello che abbiamo provato in settimana e nonostante un avversario comunque in forma siamo riusciti a prendere questi due punti e a giocare bene. Esatto, e praticamente stiamo lavorando per migliorare, per automatizzare quello che il coach ci fa provare, quindi penso che siamo sulla strada giusta, il pubblico è caldo, si fa sentire, questo è importante e quindi siamo contenti di aver fatto una grande prova oggi. Ma lo spirito deve essere quello giusto. Poi abbiamo tanti terminali, una partita può essere pericoloso un lungo, un'altra partita magari un esterno, però non è importante quello, ma portare la vittoria a casa. Io sono contento e magari vorrei essere più continuo, piano piano penso di poterlo fare. Sì, li abbiamo affrontati in precampionato e abbiamo visto che sono una squadra forte, sono in forma, in fiducia, stanno giocando bene. Quindi non è da sottovalutare assolutamente, anzi come hai detto tu è una sfida al vertice quasi, quindi saremo ancora più concentrati. Bene, torniamo al calcio. In Serie C ancora una sconfitta per la Paganese, che ha resistito per oltre un'ora al Torre al cospetto di un Bari assetato di punti. Poi la zampata dell'esperto Antenucci ha risolto la contesa in favore però degli ospiti. Sì, la partita si era calata sullo 0-0, che è il risultato più giusto per quanto è spesso il primo tempo. Soprattutto perché siamo partiti con grande furore, con grande aggressività, anche con buona qualità. Con questa difficoltà, una squadra fortissima, loro poi sappiamo che hanno diverse soluzioni, un tiro dalla distanza, un controcross, abbiamo subito un gol che ci fa perdere una partita e ci lascia tanta amarezza, perché per quanto espresso ritengo che la Paganese abbia giocato fino all'ultimo secondo con alla pari, quindi una squadra fortissima. È successo che lui si sta portando avanti questo problema muscolare, domenica scorsa a Terni era uscito per questo motivo, in settimana era stato anche gestito, ha fatto tanti allenamenti a parte, quindi sembrava che la cosa fosse rientrata, ma nel riscaldamento si è dovuto rifermare, quindi ahimè, piove sul bagnato, come si suol dire, però chi ha giocato al posto suo si è ben disimpegnato, consci del fatto che quando poi si regalano tanti giocatori di esperienza e di qualità diventa difficile quando devi confrontare contro squadre che hanno una rosa più profonda, ma ciò non toglie che la squadra quello che aveva ha dato fino alla fine. No, un problema di preparazione assolutamente non ce ne sono, il discorso del sintetico, il campo d'allenamento nostro è sintetico e capita di poter giocare su campi pesanti, ma sicuramente gli infortuni non sono dovuti a questo tipo di situazioni. Altri infortuni sono anche pregressi di problematiche antecedenti a quello che è il percorso che stiamo facendo insieme. Ci sono anche alcuni giocatori che hanno già degli acciacchi tra virgolette cronici, e quindi di fronte ai quali ci deve essere un tipo di gestione un po' particolare, ma il fatto di Diop era assolutamente una problematica che lui ha vissuto con l'Avellino, è stato recuperato a pieno perché poi ha giocato anche domenica 70 minuti e poi lui nel riscaldamento aveva questo fastidio e non ho potuto scendere in campo, ma non direi che sia una problematica dovuta a un fattore di preparazione, dovuta al fatto che si evidenzia soprattutto quando capita nello stesso reparto, allora viene evidenziato di più. Vittoria preziosissima invece per la Cavese, che spugna il campo della Viterbese grazie ad un gol di Russotto. La squadra di Campilongo chiude un periodo molto difficile e spera che la vittoria di ieri segni l'inizio della rinascita. Sì, mangiato l'erba, avevo detto che erano dovevano essere dei cannibali e faccio i complimenti ai ragazzi, alla squadra, perché non era facile né giocare contro questa Viterbese che in casa ha fatto benissimo e su un campo poi del genere che sicuramente non ha aiutato né loro e né noi. E,
sono contento perché abbiamo fatto secondo me una grande prestazione di sacrificio e di compattezza e di attenzione. Ma intanto sì, perché no, abbiamo fatto, sì, abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto anche qualche occasione che potevamo anche fare gol. E io sono molto contento perché i ragazzi hanno interpretato la mia settimana, dove ho detto ai ragazzi che la Viterbese era fortissima sugli esterni e quindi bisognava chiudere innanzitutto De Falco davanti alla difesa come play, e quindi non fargli al Mazza di essere l'uomo ovunque attaccato a lui, di non farlo giocare. E magari, ecco, facevamo, permettevamo di far uscire più un centrale che magari far giocare De Falco, che è un giocatore di grande qualità. Poi li abbiamo chiuso gli esterni con Russotto e con Spaltro, che secondo me sono stati due giocatori formidabili. Ma io credo che non eravamo più distratti, io credo che forse il sistema di gioco, il 4-3-3, magari con questi interpreti, magari ci faceva scoprire un pochettino. Quando abbiamo cambiato già dalla partita, l'abbiamo fatto sia a Potenza, abbiamo fatto una grandissima partita dove abbiamo fatto un grande risultato. L'abbiamo fatta ad Avellino, anche perdendo, però abbiamo giocato molto molto bene, che non meritavamo di perdere. E l'ho riproposto in questa partita e l'avevo riproposta già domenica contro il Catanzaro, dove la partita, cioè la vittoria, ci è sfumata per un minuto, insomma, e abbiamo fatto anche lì una grande prestazione. È stato un peccato non vincerla. Questo ci ha dato, questo sistema di gioco, il 4-4-1-1, ci ha dato la possibilità intanto di avere più un uomo davanti insieme a Germinale, di avere Mazza sotto punta, che è un giocatore secondo me di una tecnica impressionante, e in più avere questi due uomini sugli esterni, uno più portata all'offensiva che Russotto e l'altro invece molto più bravo nelle coperture che Spaltro. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.